Tema delicato perché per troppo tempo non se ne parlava mai di questioni immigrazione. Adesso che si inizia a parlarne, che anche gli altri paesi si rendono conto di quanto sia grave il problema dell'immigrazione, il dramma di queste donne e uomini che hanno perso tutto, i nodi vengono al pettine, non è facile, lunga discussione. Finita adesso, cos'è, mezzanotte e mezzo, un passettino ancora in avanti sulla questione dei migranti che arrivano dalla Turchia, però ci sarà ancora molto da lavorare, molto da discutere. Finalmente l'Unione Europea si sta rendendo conto di quanto sia gravissima questa vicenda e noi italiani queste cose le tocchiamo con mano ormai da anni. E io ho fatto un gesto simbolico che è stato quello di regalare a tutti i capi di Stato e di Governo il DVD di Focammare che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, un grande film, un grande reportage, credo che sia un segnale del fatto che le discussioni a cui tutti i paesi adesso sono finalmente arrivati, noi in Italia le conoscevamo già da molto tempo. Il riferimento alla libertà di stampa che lei ha chiesto è stato inserito nel documento? Diciamo che rispetto alle richieste turche non c'è stato, sono abbastanza state diciamo attutite da un documento che le diminuisce molto. C'è un riferimento comunque al fatto che abbiamo avuto una bella discussione sulla libertà di stampa e credo che sia doveroso, nel senso che noi siamo ben felici se la Turchia prosegue il cammino verso l'Unione Europea, ma proseguire il cammino significa abbracciare i valori costitutivi dell'Unione Europea, tra cui la libertà di stampa è sicuramente uno dei cardini, quindi noi su questo tema pensiamo che sia giusto insistere nel rispetto naturalmente dei nostri, di tutti gli altri paesi, ma insomma io credo che sia un valore fondamentale. Si è parlato molto di rotta balcanica, ma lei non ha il timore che con la chiusura dei confini ad est e anche con le tensioni in Libia in realtà la rotta del Mediterraneo possa tornare ad essere in primo piano e da questo punto di vista come intendete affrontarla? La rotta del Mediterraneo è sempre stata in primo piano, lo è tuttora. Ovviamente i media e i commenti politici e i commentatori politici le attribuiscono una maggiore o minore rilevanza sulla base del momento, ma il dramma del Mediterraneo esiste e ahimè resiste tutti i giorni, quindi è sempre al centro delle attenzioni, forse non lo è nella discussione dei media, ma lo è nel lavoro delle nostre donne, degli uomini, della Guardia Costiera, della Marina Militare, di chi tutti i giorni lotta per salvare una vita e strapparla dalla morte tra le onde. Quindi la questione del Mediterraneo c'è ancora. Io credo che la linea che l'Italia ha dato 2 anni fa, e cioè cooperazione internazionale, investimenti su un modello diverso di sviluppo e attenzione a un'idea diversa di Europa, sia quella che funziona, sia l'idea vincente. Speriamo che sempre di più con il lavoro tenace, quotidiano di ogni giorno, questi valori che l'Italia ha portato avanti siano finalmente patrimonio comune di tutti. Ogni Consiglio europeo si fa un passettino, ma detta in italiano che fatica che si fa, perché è veramente difficile cercare di far passare i messaggi di valori che sono quelli che animano le nostre donne, i nostri uomini, i nostri volontari da sempre, non da oggi. Piano piano, pezzettino alla volta, ci arriviamo, noi non dimentichiamo la questione mediterranea, è centrale, come pure voi lo sapete, la questione africana che è per noi assolutamente centrale. Oggi c'è una tregua in Siria, oggi negli ultimi giorni la tregua in Siria è stata importante, con Cameron, con la Merkel, con Hollande abbiamo visto il primo ministro turco per spingerlo a lavorare insieme nella direzione della tregua in Siria. Sarebbe un fatto fondamentale che questa tregua segnasse un ulteriore passo in avanti verso la pace, ma questo non toglie niente rispetto alla centralità della questione dell'Africa, del Nord Africa e del Mediterraneo. Con il vostro permesso andiamo. Non c'è nessuna manovra, è sempre la solita storia, lo ha detto molto bene Piercarlo Paduan, i conti dell'Italia non sono al sicuro, sono allo strasicuro.
Ovviamente la Commissione svolge un lavoro costante di stimolo, di verifica, lo fa con tutti i paesi. Da noi ogni volta che c'è una mezza lettera della Commissione, un mezzo richiamo, sembra che sia scattato chissà quale dramma esistenziale. Succede a tutti i paesi, succede ai paesi che hanno un surplus commerciale più alto di quello che dovrebbero. Il surplus commerciale dovrebbe essere al 6%, per alcuni paesi è sopra il 6%, succede per i paesi che hanno un deficit più alto, il deficit dovrebbe essere il 3%, per l'Italia più basso, per altri continua a essere più alto. Però quello che deve interessare ai cittadini è che assolutamente non c'è nessuna manovra, e da quando ci siamo noi, se si fanno le manovre è per ridurre le tasse. Quindi l'idea dei politici che quando non sanno come fare aumentano le tasse in Italia è finita. 25 miliardi di tagli alla spesa pubblica sono stati fatti, la cosiddetta spending review. Andiamo avanti con molta determinazione, con molta chiarezza, ma come ha già detto oggi Piercarlo Padoan, non c'è niente di cui aver paura. Quando finalmente l'Italia prenderà atto che, meglio, l'opinione pubblica italiana imparerà a conoscere le regole europee come dei richiami che vengono fatti puntualmente a tutti i paesi senza considerarli come dichiarazioni di guerra, sarà un fatto positivo. E dal nostro punto di vista ovviamente sarà un fatto positivo, sarà un giorno positivo quando finalmente riusciremo a portare quel senso di urgenza sui valori, sulle grandi sfide a partire dall'immigrazione anche in Europa come elementi chiave non soltanto del vivere italiano ma del vivere europeo. Aver regalato il DVD va in quella direzione, un piccolo segno. Buonanotte a tutti!